Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. In questo video vediamo una cassetta che sta su 6 telaini che non ha subito il blocco di covata. Infatti vedete qui c'è ancora la striscia che tra poco toglierò. Vediamo come si presenta e vediamo cosa possiamo fare. Eccoci ragazzi, allora vi avevo detto che vi avrei fatto vedere anche le famiglie che erano un po' più piccoline, non le solite famiglie che si vedono belle su 8 telai e piene di api. Questa qua sta su 6, non gli ho fatto il blocco di covata perché stava già su 6 dovuta a una sciamatura artificiale. Ha dentro la striscia che tra poco dovrò togliere, perché la striscia, adesso ve lo dico, la striscia l'ho messa il 16 luglio, ho messo la striscia, quindi 16 luglio, 16 agosto è un mese, oggi è il 22 agosto, ancora 2 settimane e poi tolgo la striscia, ecco, tra 2 settimane tolgo la striscia. Ho fatto quindi il combinato con gocciolato e strisce nello stesso momento. Vediamo come si comporta e se il principio ha funzionato. Allora, qui abbiamo, come sempre quest'anno, come molte si presentano, con delle belle sponde di miele. Questa qua è una bellissima sponda, carica. Poi abbiamo in seconda posizione, abbiamo un'altra bella sponda. Vediamo se c'è covata. No, di qua non c'è, di qua nemmeno. Abbiamo nettare fresco, quindi siamo a 2 sponde piene, belle piene, cariche. Che adesso è molto importante adesso vedere i nidi con le sponde. Poi vediamo che c'è della cera bianca, segno che anche qui hanno importato, perché laggiù in fondo c'è un campo che di erba medica che è attualmente in fiore. È piovuto, quindi starà dando parecchio nettare. Ecco, qui abbiamo la covata, adesso ve la faccio vedere. Voglio farvi notare che comunque sia è compatta la covata, è bella compatta, adesso ve la voglio far vedere bene, ecco così si vede, è bella compatta, si estende su una buona porzione di favo. A questa parte stesso discorso. La covata è molto compatta anche su questa parte di favo, non notiamo covate da maschio, in questo periodo oramai la covata da maschio sono pressoché assenti, l'ho viste su un paio di cassette particolarmente forti, delle rose di covata da fuco ancora nella parte bassa del telaio, ma sono eccezioni quelle, sono proprio eccezioni, non è che abbiamo delle covate da maschio adesso, solamente in rare sporadiche eccezioni particolarmente di famiglie particolarmente forti. Qui abbiamo la striscia e diciamo che il trattamento sta funzionando bene, perché l'alveare comunque, anche se è stretto su 6, è molto popolato, le covate sono molto belle, segno che la varroa comunque si è pulita e segno che anche questo tipo di trattamento sulle famiglie che non sono così belle, così forti, al momento in cui dobbiamo trattare, è un trattamento che funziona. Però una cosa ve la voglio dire, una cosa importante, qui c'è tutta covata fresca, che secondo me, qui c'è la regina, eccola lì che passeggia, regina nuova di quest'anno, perché come ho detto prima questa famiglia qua ha subito sciamatura artificiale. Una cosa ve la voglio dire però, che in linea generale il trattamento da preferire è sempre il blocco, sempre 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 il blocco, per tanti motivi, prima di tutto per l'efficacia, secondo motivo per la sicurezza dell'operatore, quindi l'apicoltore che va lì ad operare è sicuro, gocciolando non c'è rischio di contaminarsi le mucose, gli occhi, non respiri gas, puoi farlo a qualsiasi ora del giorno, in estate. E soprattutto, visti gli ultimi anni, indurre un blocco di covata sulle famiglie
permette che le famiglie poi vadano a caricarsi bene di scorte, che viste gli ultimi annate non è cosa scontata. Se uno non fa il blocco, quest'anno no, ma gli altri anni, praticamente tutti, tranne alcuni, negli ultimi 10 anni si è sempre nutrito, sempre nutrito. Quelle che facevi il blocco erano un pochino messe meglio perché avevano avuto il tempo nell'arco delle 3 settimane di caricarsi un po' più di scorte, non avendo covata da alimentare e la regina fermando la deposizione, ha avuto più tempo per scortare. Quindi il trattamento da preferire di base è sempre il blocco di covata, sempre, questo è il consiglio che mi sento di darvi. In casi sporadici, questo ad esempio, ha subito scematura artificiale, è sfarfallata la regina nuova, ho gocciolato in assenza di covate che eravamo in giugno, a luglio non ho fatto un altro blocco, perché già l'ha avuto uno lei di suo, di blocchi di covata, con la sostituzione della regina, dovuto alla scematura artificiale, non sono stato a fare un altro blocco, sapevo che qui il carico di varroa non era particolarmente elevato, anzi dal test che ho fatto era praticamente a zero, quindi ho fatto il trattamento combinato per non mandare troppo in stress le famiglie. Ma una famiglia che viene normalmente dalla primavera, che non ha sciamato, che si trova anche su 6 o 7 telaini, facciamogli il blocco. Ecco, questo è il consiglio che vi do. Comunque le famiglie stanno bene, noi siamo contenti e proseguiamo avanti con le nostre visite. E che dire, meno male che c'è la nostra erba medica, adesso ve la faccio vedere là in fondo, laggiù in fondo, quella là è erba medica, adesso se riesco a zoomare, tac, ecco quella lì, erba medica, sarà 10-12 biolche di medica, che per noi è veramente un grandissimo aiuto. Voglio per questo ringraziare i signori che hanno la stalla laggiù in fondo, che danno da mangiare alle loro vacche con l'erba medica perché devono fare il parmigiano, e noi ne gioviamo di questo ben di Dio. Bene ragazzi, dopo questo sfogo io vi saluto, mi raccomando iscrivetevi, mettete like e continuate a seguirmi. Ciao a tutti!